Minimondi dunque, invece andiamo in una città che si sta riprendendo, sta ritornando, anzi è ritornata al mondo con tutto il suo valore simbolico, vale a dire Berlino. Ne parliamo con Roberto Arduini. Buonasera Roberto. Buonasera. In 40 secondi ci vuoi dire perché è importante Berlino oggi per la persona, per chi legge, per chi scrive? Beh, come sempre la storia ha influito sulla letteratura e quindi appunto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi Berlino è stata divisa e ha subito anche la divisione degli intellettuali e quindi anche le due letterature si sono separate per 40 anni. E poi si sono ritrovate insieme dopo la caduta del muro e si sono anche confrontate e stimolate a vicenda. Allora facciamo una cosa, vediamo subito un filmato storico che riepiloga insomma l'evoluzione di questa città dal punto di vista appunto di chi scrive e di chi legge e poi torniamo a parlarne in studio. Perfetto. Il tema dominante della narrativa tedesca, tradotta recentemente in lingua italiana, è la caduta del muro di Berlino, che rappresenta una vera e propria cesura storico-letteraria non solo in Germania. Berlino stessa è lo sfondo e il centro di molti libri di scrittori tedeschi, che in lei hanno visto, a ragione, l'anima della contemporaneità. Già ai primi dell'Ottocento, Madame de Staël se n'era accorta. Berlino è una città abbastanza moderna e, si direbbe, indifferente alla storia del paese e al carattere dei suoi abitanti. In poco più di 100 anni, dalla fine del Settecento all'inizio del XIX secolo, Berlino è passata da una dimensione provinciale a quella di una metropoli industriale di quasi 4 milioni di abitanti. Il Novecento, poi, è passato per Berlino, una città che, dopo essere stata capitale di un impero, quello prussiano, in continua e maestosa espansione, si è trovata al centro della disastrosa sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e della violenta repressione della rivoluzione spartachista dei comunisti tedeschi. Berlino è stata poi la sede della fragile e sfortunata democrazia di Weimar, quindi il luogo delle farneticazioni del nazismo di Adolf Hitler e, infine, l'oggetto dei bombardamenti degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Nei 40 anni successivi le superpotenze hanno fatto di Berlino il laboratorio di un mondo diviso in due e l'espressione visibile del conflitto est-ovest con il muro e, dopo la sua caduta, il simbolo stesso della fine della Guerra Fredda. Nel XX secolo si sono concentrate a Berlino più sperimentazioni, ideologie e speranze che in qualsiasi altro luogo d'Europa. Tutte le grandi catastrofi degli ultimi 100 anni l'hanno colpita, eppure eccola lì, piena di vita e di storie, palcoscenico naturale per molti scrittori. Si immagini tratte da un video celebre degli U2 girato da Wim Wenders, così a sottolineare proprio il cambiamento radicale anche di prospettiva. Cosa succede nella letteratura tedesca e perché ci interessa dopo appunto la caduta del muro? Che cosa possiamo segnalare? Sì, la caduta del muro crea quello che viene chiamato il Wenderroman, cioè appunto il romanzo della trasformazione. E all'inizio erano gli intellettuali dell'est che si erano domandati già da prima sulla... diciamo erano abbastanza critici col regime, dopodiché anche gli intellettuali dell'Occidente iniziano a ragionare sulle trasformazioni che coinvolgono non soltanto la Germania ma anche i paesi limitrofi. E per esempio qui ne abbiamo portati alcuni, abbiamo questo di Monica Maron che è la mia Berlino, e questa scrittrice è sempre stata molto legata alla sua città natale e in questo raccoglie per 20 anni dei racconti della sua infanzia. Lei è nata nel 41, quindi ha vissuto le ultime fasi della guerra, ha vissuto tutto il regime e ha vissuto anche gli ultimi anni per la caduta del muro. Uno sguardo quindi personale, biografico sulla vicenda. Sulla vicenda, sì. Oppure abbiamo Uwe Tim, che invece supera questo periodo e parla già degli anni 90 e con questo libro, anche con gli altri, questo è il secondo libro di Rosso. Di quella che viene chiamata già la trilogia berlinese, anche se il terzo libro deve ancora uscire, insomma. E in questo però sappiamo libro che in ci sarà un terzo libro, ci sarà come Paul Auster, quindi trilogia di New York e trilogia di Berlino. In questo libro l'autore ha una vita apparentemente normale, ma dentro di sé sta preparando in maniera meticolosa e segreta un saggio sul colore rosso che determina tutto il libro, tant'è vero che frammenti di questa ricerca affiorano quasi alla superficie del romanzo e si confondono con la sua vita e con i suoi ricordi, perché tutto inizia nel momento in cui lui attraversa appunto col rosso e subisce un incidente. Nulla a che vedere con il rosso politico, insomma, della anche ex, con il rosso politico, però non perché è confuso. Appunto, come può essere confuso chi subisce un incidente di quel tipo? Certo.
Questo dunque era Uwe Thiem, grazie a Roberto Aduini che sarà sostituito da Cecilia Barella. Prego. Che avete insomma conosciuto in questi mesi come nostra collaboratrice, però prima appunto di questo cambio andiamoci a vedere un pezzo di un film molto esilarante uscito poco tempo fa proprio su questo tema che si intitola Goodbye Lenin, una versione così spiritosa su questo cambio di stagione avvenuto a Berlino. I tempi erano gravidi di cambiamenti. Sotto le finestre di casa nostra sfilavano i soci del più grande circolo mondiale di tiro a segno. Alexanderplatz scandiva i secondi che mi separavano dal compleanno della mamma. Intanto un banale pallone da calcio riunificava la nazione sotto un'unica bandiera. Un altro mattone che cadeva dal muro. Allora, rispetto a questa Berlino sarcasticamente nostalgica della Repubblica Democratica Tedesca, intanto buonasera Cecilia. Buonasera a tutti. Berlino è diventata una capitale multiculturale. Sì, sì, sì. Qualcuno sì. Ha detto tutti pazzi per Berlino. Tutti pazzi per Berlino perché in effetti sta aumentando tantissimo il flusso del turismo, soprattutto giovanile, devo dire, perché è una città che accoglie più di Londra ancora... addirittura. Credo di sì. C'è stato credo di sì, anche perché appunto è una città che accoglie molto bene i giovani, anche da un punto di vista economico, diciamolo, perché non è poi secondario questo certo, aspetto. No? Certo. E infatti sono usciti diversi reportage anche di autori italiani su Berlino in questi anni. Uno di questi è La Berlino di Alessandra Montrucchio, che racconta 20 anni di viaggi a Berlino, quindi tutta la trasformazione della città. Da appunto. E l'altro è il libro di Piero Badaloni, che è stato un inviato della RAI a Berlino e quindi la vede da un punto di vista più il titolo non brilla di originalità. No, però richiama. È quell'appeal cinematografico. Sì, sì, sì. Sì, sì. E devo dire che anche negli ultimi anni l'editoria tedesca e su Berlino in particolare sta avendo anche molto successo all'estero. Sono molti i titoli che gli autori tedeschi riescono a vendere all'estero e gli autori tedeschi sono anche molto letti dai tedeschi stessi e quindi questo è forse ovviamente... non è sempre così automatico. No, appunto. Per esempio, appunto, noi italiani preferiamo gli stranieri. Sì, esatto. Quindi questo è un motivo di orgoglio e di soddisfazione per loro. Senti, di questi testi cosa consiglieresti al nostro ascoltatore medio? Se volesse farsi un'idea di quello che si scrive e anche di com'è la città. Ma sicuramente già Roberto ha indicato dei titoli molto interessanti. Poi devo dire che sono uscite anche delle antologie negli ultimi tempi. Perfetto. Per coprire anche un arco di tempo che aveva lasciato un po' un vuoto, almeno da noi, no? Mm-hmm. Perché negli anni 80 le persone della nostra età ricordano che l'autrice per esempio più letta e più conosciuta era Christa Wolf, ne ho portato qui uno certo. Sotto i tigli. Che ricordiamo è il viale poi che arriva alla porta di Brandeburgo. Esatto, e ce n'è anche un altro molto bello, Il cielo diviso, che è anche una bella lettura per i ragazzi perché è una storia d'amore ai tempi del muro. Mm-hmm. Però ecco, poi c'era stato un po' un vuoto editorialmente parlando, invece ultimamente sono uscite queste delle raccolte in Italia sì. Che pubblicano autori molto giovani anche, tra i 30 e i 40 anni, insomma un po' meno giovani. Però... bambini praticamente, 40 anni. Però ecco, coprono un arco di tempo interessante. Vediamo allora che sul nostro sito. Sul nostro sito diamo, perché sono tanti titoli in effetti. Libro.tv, raccogliamo. Abbiamo pubblicato un articolo, un excursus sulla letteratura berlinese degli ultimi anni. Una bella nota in calce con tutti i titoli che magari sì, vorrete. Sì, sì, divisi un po' per argomento, può essere uno spunto di lettura. E allora grazie, quindi grazie una Berlino che diventa sempre più brulicante di vita, di cose, di scrittura, tutta quindi da leggere e da gustare. E grazie andiamo avanti allora con il nostro notiziario.